Questa tecnica, che possiamo definire rebound, automaticamente inspira. Nel movimento di massima ispirazione rilasciamo e la parte esternale eseguirà come un rebound, un ritorno importante sul piano sagittale. Allora, dimmi tutto, che cosa è successo? Ho un po' di tensioni, a partire dal mio problema cervicale che sempre mi porto insieme. Prima di continuare il video, lascia un like e iscriviti al canale e seguici per nuovi contenuti. E quindi alla cervicale è connesso anche il mio dolore ai trapezi. Poi Ok. sicuramente affaticamento molto spesso, non solo dovuto al fatto che canto molto, ma forse anche problema annesso al reflusso, quindi mi crea a volte proprio un dolore alla bocca dello Tu come stomaco. lavoro fai la cantante, Sì, specifichiamolo. sono una Quindi cantante molte professionista tensioni che sulla ha cominciato a pancia. fare un bel po' di concerti e ne seguono tanti, quindi ho proprio bisogno che Ok. tu mi resetti un po'. Ok, in questo caso parliamo comunque di una cantante non amatoriale professionista che sta per affrontare un periodo di tour, indipendentemente da quanto possa essere. Quali sono le situazioni che tendenzialmente chi lavora con la voce, chi lavora usando la propria voce, dovrebbe tenere in considerazione per ridurre tutti gli eventuali problemi? Lei in questo caso sta lamentando fastidio cervicale, mi sembra di aver capito tutta la fascia della parte Sì, addominale, chiusura esattamente. diaframmatica e plesso solare, proprio tutto il comparto dell'apparato stomato-amniotico, cioè tutta la parte della fonazione, perché in realtà, me lo insegni, la voce dovrebbe partire a volte anche dal Esatto, dal diaframma e dalla bocca. sostegno, soprattutto. La prima cosa che si può notare è che ha una piccola postura in chiusura, quindi significa che tutto il tratto diaframmatico ha lavorato, data l'usura, per troppo tempo in compressione. Probabilmente non hai fatto tantissimo sport, sicuramente anche in seguito all'utilizzo lavorativo che ne hai fatto, importante, Certo. lo posso assicurare perché ho avuto l'onore di conoscerla. E quindi automaticamente il non compensare da un punto di vista sportivo ha determinato poi delle chiusure diaframmatiche che ora andremo a analizzare. Oltre a questo, c'è qualche altro problema sulla colonna che mi vuoi. Ok, No, onestamente sono quindi sempre perfetto. quelli i miei punti deboli. Allora, mi servi pancia in su con la testa di là. Vediamo subito. Vamos. Lego capelli. Per ora no. Ok. Vieni un pochino più sopra. Allora, quando ci troviamo di fronte, in questo caso una cantante, dobbiamo andare a cercare di analizzare tutto l'apparato del cranio. L'apparato del cranio comprende anche tutto l'apparato buccale, in quanto non sembrerà, non ci penseremo, ma una delle strumentazioni o delle strutture che vengono maggiormente utilizzate è la lingua. Quindi oggi andremo a esaminare tutto l'apparato intrabuccale per andare a liberare e rilassare tutti quei muscoli piccolissimi che nel tutto determinano totalmente, anche possono determinare anche il cambio del tono della voce. In seguito anche a problematiche di afasia, tutte queste problematiche che possono venire in seguito all'iperutilizzo della struttura. Apri un pochino. Innanzitutto andremo a creare un rilassamento, non è una manovra molto dolorosa, anzi forse a tratti può essere anche piacevole, di tutta la parte del pavimento, di tutta la sua dell'arco mandibolare. Cioè sto andando a creare uno stretching dei muscoli. È un po' come se una persona decidesse di fare un leg day, quindi una giornata interamente dedicata alle gambe, però poi alla fine, dopo averle distrutte completamente, si andasse a dimenticare di fare stretching. La maggior parte dei cantanti, anche professionisti, purtroppo non utilizza mai questi accorgimenti. A lungo andare, soprattutto se si ha una carriera florida, come lo sta avendo, lo deve avere ancora maggiormente, si tende poi a trascurare un pochino la parte puramente fisica del sostegno e si finisce nel lungo termine con avere alcuni tipi di problematiche sulla parte del pavimento buccale, che anche questa è formata da muscoli. Allora, apri un pochino, chiudi. Stiamo andando ora a liberare, sono andato proprio col mignolo nella cavità laterale della bocca, dei muscoli particolari che sono i muscoli pterigoidei. Sono i muscoli che determinano essenzialmente la chiusura e l'apertura buccale e, dato il lavoro che fa, quindi sono iperstimolati. Apri di nuovo, chiudi. Quello che andremo a cercare di fare e liberare il più possibile tutta la parte anteriore del cranio per donare al suo corpo maggior libertà possibile nell'espressione di tutti i movimenti facciali. Apri un pochino, quindi per mettere stesso alla bocca di aprirsi e della lingua di lavorare meglio e far uscire al meglio al 100% la sua voce.
cosa che avviene classicamente con le contratture. Apri un pochino, rilassa. Stiamo andando a resettare, liberare completamente i legamenti dell'articolazione, che sono essenzialmente tre legamenti a fascio che vanno a insaccarsi all'interno del cavo buccale per poi arrivare vicino a un altro muscolo che quasi tutti conosciamo, che è lo scomo, lo sternocleido, che interviene anche nella fonazione. Allentata la componente buccale, si passa alla lingua. Apri un pochino. La lingua è uno strumento, è anzi lo strumento maggiore della fonazione, che serve a determinare i cambi di suono. Allora, andiamo a liberare un po' la cervicale. Mollami un attimo. I clack che si sentono sono quasi tutti, rilassa, sono quasi tutti a livello cervicale da C3 a C4 a C5. Perché non li ho liberati prima? In quanto mi serviva andare a scollare tutto l'apparato anteriore per permettere poi di avere una cervicale più libera, più plastica, e liberarla posteriormente. Andremo ora a lavorare quella che è tutta sta parte qui, degli scaleni, degli scom e degli scaleni, che sono quelli che determinano le contrazioni di tutta la colonna montante della cervicale stessa. Calcoliamo che qui c'è l'arco tiroideo, l'arco faringeo e la parte dei muscoli omoidei, che sono quelli che intervengono per la chiusura della glottide. Calcoliamo che questi tipi di lavori sono anche molto consigliati, tralasciando che lei lo sta facendo da un punto di vista lavorativo, anche per chi ha problematiche di ATM e di sinusite. Quindi ogni caso va contestualizzato. Nel caso di Gaia vengono fatti come proprio per andare a ridurre i traumi che lei potrebbe avere dopo le prestazioni. È un po' come l'atleta che si affida all'osteopata, come a fidarsi prima di una prestazione atletica, proprio per rendere il corpo al 100% più performante. Questa struttura molto particolare e posso assicurarvi allo stesso tempo molto dolorosa sono le clavicole. Le clavicole, confermo che è molto dolorosa. Confermo. Fa più male del crack, il crack non fa male. Le clavicole sono molto importanti per drenare, in quanto dietro le clavicole, essenzialmente posteriormente, ci sono tutti i plessi vascolari, i tronchi cefalici, tutti i plessi dei linfonodi, che vanno a permettere un drenaggio massivo della parte venosa. E sono due strutture molto collegate a questi due muscoli qua, che sono gli scom, proprio perché lo scom si inserisce posteriormente alla struttura stessa. Sta atteso lo scom, sì, di sinistra, è proprio uno scom brutto. Quello di sinistra, per esempio, a volte si notano asincronie. In questo caso, nel suo caso, lo scom di sinistra è più teso. E qua vi potrei dire una novità. Perché lo scom di sinistra è più teso? Abbiamo parlato prima con Gaia che c'erano delle correlazioni dovute a un reflusso gastroesofageo, che molto spesso viene, per chi canta, da un punto di vista di usura lavorativa, produzione a volte di acidi a livello dell'esofago e tutto quanto, che possono in alcuni casi, nei casi peggiori, andare a rovinare anche le corde vocali. Perché il sinistro? Perché l'asse dello stomaco è essenzialmente sul piano sinistro. Voi immaginate come una corda che da qui sta trazionando in maniera massiva. Ovviamente andremo a cercare di liberare tutto questo cilindro per creare e permettere a Gaia di respirare nel miglior modo possibile, quindi avere meno tensione che si ripercuota sul diaframma, che il diaframma blocchi lo sterno, che lo sterno blocchi lo scom, che lo scom blocchi la cervicale. Questo è un ragionamento puramente osteopatico, perché ricordate, non è che c'ho un problema qua e rimane là. Il corpo interagisce a 360 gradi con noi, siamo una struttura interconnessa, e per forze meccaniche appare ovvio che la situazione va valutata in questa maniera. Andiamo subito a controllare la parte dello stomaco. In questo caso siamo a livello della cassa diaframmatica. Gaia ovviamente in questa situazione presenta una chiusura diaframmatica molto importante. Ci sta, dato lo sport che fa. Chiamiamolo sport, dai. Eh sì. Il lavoro, dai, il lavoro è che fa. È un lavoro che a volte richiede molto. Poi io che non riesco a star ferma mai sul palco. Bravo. Non solo devo cantare, fare il giocoliere. Andate a vedere i suoi concerti. Esatto, tutto luglio è pieno. Allora, l'osteopatia, per chi se lo stesse chiedendo, non è che cura l'esofagite o la gastrite, in questo caso il reflusso, ma permette, lavorando sulla plasticità dello stomaco, di ridurre quei reflussi che sono di origine meccanica, come si pensa possa essere il suo.
in quanto dato dall'usura lavorativa. Eccolo qua, ha già mollato un pochino. Dato che lo stomaco si è già un po' allentato come tensione, andiamo sul plesso solare, prima di aprire tutto l'arco diaframmatico. Calcolate che il plesso solare è il plesso emotivo per eccellenza. Si sente. In questo caso ovviamente non è bloccato per l'emotività, è bloccato essenzialmente più per un iperutilizzo. Però vi posso assicurare che a volte le persone che presentano, che mangiano e si saziano subito, o il buco a livello dello stomaco, si sentono super pieni e spesso correlati a un discorso di struttura gastrica o struttura del plesso solare che sta lavorando essenzialmente male. Vediamo un po' qua. Allora, andiamo a liberare il diaframma. Fammi una bella ispirazione. Butta fuori. Il glu glu che stai sentendo è lo stomaco. Inspira. Butta fuori. Eccolo qua, di nuovo. Fammi un'altra. Butta fuori. Non l'avete sentito, tu sì. Io l'ho sentito, glu glu. Glu 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 glu. La cassa dello stomaco si è scollata dal piano diaframmatico, permettendo allo stomaco stesso di riprendere la propria plasticità. In questo caso era il classico effetto del diaframma che blocca lo stomaco e ne impedisce la funzione. L'altra struttura dove lì era molto deficitaria è questa chiusura a livello dello sterno. L'andiamo essenzialmente a sbloccare. Come? Creiamo un'iperpressione sulla parte diaframmatica, sulla parte sternale. Fammi una bella ispirazione. Butta fuori. Questa tecnica che possiamo definire rebound automaticamente. Inspira. Nel movimento di massima ispirazione rilasciamo e la parte sternale eseguirà come un rebound, un ritorno importante sul piano sagittale. Fammi una bella ispirazione. Butta fuori. Questo è uno dei lavori migliori che si possono fare, non solo per chi ha problematiche diaframmatiche. Inspira, butta fuori. Allora, abbracciati con tutte e due le braccia. Avendo liberato tutto il piano anteriore, ora andiamo a scollare il piano posteriore, che tecnicamente, secondo il pronostico, dovrebbe essere molto più semplice. Ora alzami la testa. Butta fuori. Voilà. Butta, butta, butta. Si sono liberate un bel po' di vertebre. Noi ci muoviamo anche secondo soprattutto catene crociate, quindi oggi è giusto che andiamo a liberare i comparti trasversi delle coste, proprio per andare a creare maggior libertà propulsiva, perché noi ricordiamoci sempre che siamo come una molla preimpostata che va aperta nel miglior modo possibile. Braccia incrociate dietro la nuca. In questo caso stiamo andando, fammi una bella respirazione. Voilà. Io non parlo perché sto godendo. Ancora? Sì, lo devo fare da un altro lato. A meno che non vuoi che ti lasci un lato. No, no. Butta. Eccolo qui. Braccia lungo i fianchi. Voglio controllare ancora una cosa qua. Ma già più sciolta. Lo stomaco, per esempio, in questo caso, questo è già un test. Guardate la mano come entra. Sto già sotto cavità, sotto gastrico. Questo prima non entrava proprio perché c'era il diaframma in spasmo. Mi servi seduto da quel lato. Of course. Allora, calcola che ti devo sbloccare ancora due cose sulla cervicale. Dammi una sensazione, prova a fare dei respiri, dato che tu sei l'esperta tecnica. Molta più leggerezza, molta più naturalezza nel farlo. Sulla bocca, se provi a muovere tutta la parte buccale, qui sei ancora più esperta di me. Sì, perché io spesso la mattina mi sveglio con questa pressione anche a livello mascellare, che già è più libera. Allora, ultimo elemento, leggermente più traumatico, ma nulla più di tanto, perché andiamo a liberare quelle che sono le prime coste. K1 e K2 sono le coste non solo collegate all'arco polmonare, ma anche, quindi a tutto l'apparato della respirazione, ma anche a tutto il sistema fasciale. Mollami un attimo. E andiamo a liberare. Di regola, come in questo caso, sono tutte e due bilaterali, perché lei respira utilizzando al massimo anche i polmoni, tutti e due i polmoni.
quindi le articolazioni si erano bloccate, giusto creare uno step maggiore. Trattamento finito, cosa consigliamo in questo caso alla paziente? Le consiglierei, anzi ti consiglierei, in primis ti sembrerà assurdo ogni tanto degli esercizi di apertura di tutto l'arco costale, come si potrebbe mettere anche su una fitball, con l'importante è che la palla sia a cuneo dietro la colonna, per creare un'apertura del sistema iudeo e farti fare qualche minuto di respirazione. L'altra cosa che si consiglia spesso, però a volte ve lo posso assicurare, in questo caso è più per esigenza di tempo lavorativo, un lavoro anche un paio di volte a settimana in palestra per potenziare un pochino la situazione. Ma che tipo di palestra? C'è più... Allora, in questo caso sarebbe giusto un po' più lavoro funzionale, dove in realtà poi andresti a creare anche un po' di tono. Più che pesi e cose... Senti, i pesi non sono tanto sconsigliati, ovviamente dipende con chi li fai, come li fai, però una tonificazione, ecco, in generale del sistema ti aiuterebbe molto. Questi consigli, nel caso suo, sono i più giusti. Ovviamente ogni caso va contestualizzato in relazione a tanti fattori: stress, alimentazione, idratazione, peso, come vivi il tuo stress, altre situazioni psicosociali, familiari. Sembrano parametri assurdi, ma in realtà è l'ABC fondamentale. Una cretinata, una persona che fa questo lavoro, torna a casa, già quell'altro, la vive male, somatizza male, in base a come lo percepisce lo stress, blocca determinate strutture. Certo. E se ti è piaciuto il video, mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un like.